Ciao ragazzi, siete la seconda coppia di sposi? No, Foley, siamo la prima. È vero. Infatti non ci fregherai con due banane nel tubo di scappamento. Perché non provi ad essere più naturale, più sciolto, tipo: ehi amico, non voglio banane nel mio tubo di scappamento. Non senti come è più autoritario detto così? Non devi copiare il suo modo di parlare, scusa. Ti sei offeso, fratello, ma guarda che stavo solo scherzando. Siete decisi a non mollarmi, vero? Neanche un minuto. Lo sai che questa è la casa di Maitland? Ma certo che lo so. Beh, è inutile restare qui. Posso offrirvi qualcosa? Vi andrebbe una birra, ce l'ho nel portabagagli. Seguitemi, eh. Ehi, da come ti sei rifornito sembra che tu debba pedinare qualcuno giorno e notte. Pedinare qualcuno? Ah no, no, questa è roba per un picnic, un bel picnic all'aria aperta, vuoi? No, grazie. Beh, ragazzi, sapete una cosa? Ho cambiato idea. Niente picnic, vado a farmi una passeggiata. Seguitemi, eh? Ehi, che diavolo sta combinando? Attento! Pronto il ristorante? Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Anzi, due. Ha scritto? Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci. Sei proprio matto, Axel. Quanto conti di restare qui? Il tempo di scoprire chi è stato a uccidere Mike. Per cominciare, stavo pensando di dare un'occhiata al magazzino dove lavorava Mike. Forse lì troverò qualche indizio. Ah, davvero? E come pensi di entrare là dentro? Buonasera, signori. Ehi, che significa questo? È la vostra cena offerta dal signor Axel Foley. Foley? Come fa a sapere che siamo qui? Perché prima ti ho fatto guidare, Rosewood. Vorrei un paio di banane, quanto costa? Beh, una porzione di frutta del buffet costa $12 e comprende pesche, prugne, limoni, arance e banane. No, io veramente volevo solamente due banane. Prendi queste e non preoccuparti, amico. Grazie, sei divino. No, grazie, non voglio niente, lo riporto indietro. Come vuole, signore. Fai un grosso errore, io non ti seguo. Mi dà anche la tua sandwich, per favore. Senta, potrei avere un altro po' di maionese? Sì, signore. La ringrazio. Allora andiamo? Sì, pronto. Ecco la Mercedes, lascia quella roba, sveglio. Stai facendo? Ah, no.
È questo il posto? Sì, ma non sono convinta di fare una cosa giusta. Ok, se non ti va non venire. Ma se senti rumori di vetri, non spaventarti. Sarò costretto a rompere una finestra per entrare. Fai il palo, eh? D'accordo, andiamo. Fina Piagnone. Sì, ma posso sapere qual è l'accusa? Possesso di arma da fuoco e disturbo della quiete pubblica. Ma di che cavolo parlate? Sono io che sono volato dalla vetrata. Se mi buttavano da una macchina in corsa, che mi facevate? Una multa perché non attraversavo sulle strisce. Sapete, ragazzi, questa è la macchina della polizia più pulita e ordinata che abbia mai visto. Mi viene voglia di pisciarci dentro. Ragazzi, adesso scendiamo e incontriamo tre ragazze con delle tette che non finiscono più. E sapete che facciamo? Andiamo tutti a scopare. Date un'occhiata, ci sono le ragazze. Hai finito di esaltarti? Scendi. Niente donne, eh? Però è carino lo stesso qui. Scommetto che vi eravate dimenticati di me. Stavo quasi per telefonarvi. Solo che ho chiamato la pizzeria per una capricciosa. Mi ha risposto una ragazza capricciosissima e così ho finito i gettoni. Ehi, quando lei arriva, mandamela su. Siedi su quella sedia. Sono il sergente Taggart, lui è il mio aiuto, l'agente Roswood. Vi trattate sempre così i turisti da queste parti? È colpa tua, potevi dirlo subito che eri un poliziotto quando ti hanno arrestato. Stavo pensando a una bella ragazza dell'Illinois, ma voi che diritto avete di arrestare un povero Cristo che vola da una vetrata? Ci sono sei testimoni pronti a giurare che hai demolito un ufficio e che poi, non contento, hai sfasciato pure una vetrata. E voi gli avete creduto? Che cazzo siete, sbirri o bevitori di balle? Se permetti, è molto più attendibile la parola di un noto uomo d'affari che quella di un merdoso straccione venuto da fuori. Merdoso straccione? Vaffanculo, amico. Lascia stare, sergente. Attento a come parli. Ehi, amico, ti conviene non fare lo stronzo con me se vuoi vedere ancora i tuoi bambini. Giù le zampe. Ma vaffanculo, stronzo! Oh! Tiger. Sì, signore. Vieni qui. Sei pazzo a fare una cosa del genere davanti a tutti. Chiedigli scusa, avanti. Muoviti. Senti, mi dispiace di averti colpito, non volevo. Vorrei che dimenticassi. Sei perdonato, ragazzo. Agente Foley, sono il tenente Bogom, il capo del dipartimento di Beverly Hills. Intendi denunciare il sergente per quello che ha fatto? Mi sta prendendo in giro, vero? No, ti ho chiesto se vuoi denunciare il sergente Taggart per aggressione. No, senta, dalle mie parti uno sbirro non si sognerebbe mai di denunciare un altro sbirro. No, non intendo farlo. Beh, a Beverly Hills le regole sono queste e le rispettiamo. Piuttosto, perché non ci hai informato del tuo arrivo in città? Perché sono in vacanza. Se sei in vacanza, perché sei andato a trovare Maitland nel suo ufficio? Avevo bisogno di fare pipì e mi sono detto, là dentro ci saranno sicuramente dei bellissimi cessi. Quando sei in vacanza, vai in giro armato? Non lo so, io non sono mai stato in vacanza prima.